Buongiorno ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio laboratorio. Oggi faremo il test, la prova, l'unboxing e la recensione della pialla elettrica della Parkside. Questo è il modello PEH30C3. L'ho comprata giorno 11 marzo del 2019 al Lidl al prezzo di 29,99 €. Ho da piallare alcuni pezzi di legno, comunque mi piaceva e quindi l'ho comprata, la recensisco a grande richiesta e con molto piacere, perché mi ha sempre incuriosito, ogni anno la guardo, non la compro, quest'anno invece mi sono deciso, l'ho comprata e quindi proviamola. Come sempre, prima di aprire la confezione, leggiamo l'etichetta. Allora, ha una potenza di 750 watt, un numero di giri a vuoto di 13.000, la larghezza della piallatura è di 82 mm, mentre la profondità è di 3 mm, da 0 a 3 mm. La massima profondità di battuta è di 24 mm. In dotazione abbiamo alcuni accessori, tra cui una battuta parallela, una battuta di profondità, una chiave per lo smontaggio, la chiave a brugola, un adattatore per l'aspirapolvere esterno. Questo utensile ha una garanzia di 3 anni, come tutti gli utensili della Parkside, e un cavo di alimentazione lungo 3 metri. Da quest'altra parte abbiamo qualche altra informazione. Ci dice che ha una pregiata lama in metallo duro, 3 scalanature a V di diversa profondità, un'impugnatura principale con un pomello per la regolazione dello spessore dei trucioli, una morbida impugnatura antiscivolo, un proteggilama ad apertura automatica, l'espulsione dei trucioli tramite potente soffiatore e il lato dell'espulsione è impostabile a sinistra o a destra. Incluso c'è l'adattatore per collegarla all'aspirapolvere esterno e poi gli stessi dati che abbiamo letto poco fa. Allora, apriamo la confezione, quindi taglio il sigillo e all'interno c'è il prodotto senza alcuna protezione, né in cellophane né altro, il libretto di istruzioni come sempre da leggere e poi conservare, la battuta parallela, l'adattatore. Allora, guardiamo l'utensile come si presenta una volta estratto dalla confezione. Questo è il piano, la base di appoggio, non è in ottime condizioni, ha alcuni segnetti che però comunque non pregiudicano il funzionamento perché è perfettamente liscia, anche se questi segni non sono sicuramente gradevoli. Queste sono le 3 scalanature. Questo è il pomello per la regolazione della profondità, si muove a scatti, ha una scala graduata che va da 0 a 3 mm. Da questa parte c'è una tacca, in questo momento è impostata su 3, ruotandola possiamo impostarla gradualmente fino allo 0, quindi ridurre la profondità della lama. Questo invece è l'accessorio per la fuoriuscita dei trucioli. Noi possiamo decidere se far fuoriuscire i trucioli da destra o da sinistra. È possibile utilizzare anche l'adattatore. Questo adattatore per l'aspirapolvere va inserito qua. Dopodiché qua va collegato il tubo che arriva appunto all'aspirapolvere. Sulla parte posteriore c'è un piedino, questo piedino durante l'utilizzo si ritrae, ma tramite una molla ritorna al suo posto, quindi ci permette subito dopo l'utilizzo di poterla appoggiare sul nostro piano di lavoro o sulla stessa superficie che stiamo lavorando e non rischiare di andare a toccare con le lame sulla superficie, quindi non danneggiamo né la superficie né le stesse lame. Lateralmente abbiamo dei pomelli, questi ci permettono di fissare le varie battute sia parallele che di profondità, una a destra ed una a sinistra. Da questa parte ci sono le lame che poi inizieranno a ruotare alla pressione del tasto. Questa è una protezione mobile, la chiamano loro sulle istruzioni, laterale, che ci permette di sfilare le lame al momento della sostituzione. La sostituzione poi va fatta svitando
leggermente queste viti, quindi sfilando la lama e reinserendo quella nuova al momento della sostituzione. Una volta inserito per bene, collego l'alimentazione elettrica e l'accendo per la prima volta. L'accensione di questo utensile richiede la pressione del tasto di avvio più il tasto di sicurezza. Vi ricordo di toccare le lame solo ed esclusivamente quando l'alimentazione elettrica è staccata. Quindi adesso l'accendo, vediamo il suo comportamento e sentiamo che rumore fa. Beh, effettivamente il rumore emesso c'è, ma è un utensile da laboratorio, quindi è normale che faccia un po' di rumore. Sono 108 decibel dichiarati come rumore emesso. Va bene, allora adesso indosserò gli occhiali per evitare che qualche trucio lo vada a finire negli occhi, dopodiché proverò a fare una piallata su un pezzo di legno veramente mal ridotto. Allora, iniziamo questa prova. Imposto la pialla con profondità di lavoro ad 1 mm, dopodiché farò diverse prove, arriverò fino ad un certo punto e poi gradualmente farò un'altra piallata a 2 mm e poi a 3. Wow, fantastica. Allora, ragazzi, questa è la parte non trattata, che fa un po' schifo, e questa è la parte trattata. Fantastico. Qua non so cosa sia successo, se già era danneggiato o meno. Anzi, a proposito, ho dimenticato di dirvi che prima di utilizzare la pialla va verificato se sul legno ci sono chiodi o viti, soprattutto se si tratta di legni che stiamo riciclando, presi da qualche pedana o comunque dei quali non conosciamo la storia. È giusto che si faccia una verifica, una bonifica per la presenza di chiodi, viti o quant'altro, perché se no si può rovinare sia la pialla, ovviamente, che è lo stesso materiale che stiamo lavorando. Allora, fino a qua ho piallato ad 1 mm. Adesso piallerò a 2 mm fino ad un certo punto, dopodiché a 3 mm. Vediamo se notiamo differenza. Questa è a 2 mm, quindi si nota la differenza. Adesso piallerò fino ad un certo punto a 3 mm, quindi il massimo della sua profondità. Ha creato questi gradini, quindi si vede perfettamente la differenza tra il legno grezzo 1 mm, 2 mm e 3 mm. Da questa parte mi è venuto leggermente più grezzo perché la lama non è andata oltre, mi sono mantenuto troppo sulla sinistra e quindi non ho piallato questa parte. Fantastica, la mia prima pialla si comporta benissimo. Allora, benissimo, però io non ho termini di paragone, quindi è un parere che do spassionato su questo utensile, perché non conosco il funzionamento degli altri, però mi sono accorto che tutti i trucioli sono andati via dalla parte bassa. Da qua non è uscito nulla, quindi o c'è un difetto, oppure ho montato io male l'accessorio. Mi sono accorto di non aver effettuato lo scatto finale, infatti qua c'è una freccia che indica
la rotazione che deve fare l'accessorio per poter funzionare bene. Quindi ripeto una parte di lavoro senza l'aspirapolvere per vedere se i trucioli escono da questa parte, dopodiché la inserisco. Allora, facciamo un'altra piallata da questa parte. È impostata a 0, quindi vediamo pure come si comporta a 0. A zero praticamente rende solamente più liscio più liscia la superficie. Come potete vedere, questa parte è la parte non trattata, questa invece è trattata, la rende liscia, ragazzi. Fantastica. Fantastica, va bene. Mettiamo 1 mm. Già comunque mi sono accorto che i trucioli fuoriescono da questa parte, quindi poco fa ho montato io male l'accessorio. Dovrei tenere la pialla in questo modo, anche se c'è il rischio durante il lavoro di poter smuovere e quindi spostare la profondità, quindi la tengo solamente da questa parte. Ragazzi, ufficialmente sono troppo scarso. Va bene, comunque la pialla funziona a meraviglia. Devo essere sincero, questa sta lavorando bene. Pur non avendo però obiettivamente termini di paragone con altri tipi di pialle. Adesso proviamo la battuta parallela. Il montaggio della battuta parallela richiede di smontare questa parte, questo pomello, e di montare questo accessorio. Ha una guida, praticamente va a incastrarsi in questa scanalatura. Vi obbliga a poterlo mettere solo in un modo, non c'è il rischio di sbagliare, sia per quello che riguarda la profondità che il posizionamento in generale. Ovviamente la stessa cosa accade poi con la battuta parallela, si può montare solamente in un modo, non c'è il rischio di sbagliare e montarlo diversamente. Quindi inseriamo la vite, rondella, pomello, dopodiché in questo modo possiamo decidere l'escursione che deve avere lateralmente la nostra guida parallela. Decidiamo quindi di posizionarla così e facciamo una prova. Vediamo con la battuta parallela se riusciamo a ottenere uno scalino di 3 mm da questa parte. Ho dimenticato ad avviare l'aspirapolvere. Signori, e che vi devo dire? Fantastica, metto a fuoco. Come potete vedere, ha eseguito una scanalatura perfetta. È perfetta, dritta, ovviamente dritto quanto è dritto la battuta laterale che ho piallato poco fa con alcune irregolarità, ma è andata benissimo, fantastica. Adesso invece facciamo un'altra prova. Utilizzeremo queste scanalature per fare gli angoli a questo pezzo di legno. Allora, utilizziamo prima la scanalatura più piccola, anche se mi sono accorto, non so se è una cosa prevista o se è un difetto, che la scanalatura centrale va a sparire praticamente.
mentre qua è bella netta, qua non c'è, quindi sarà solamente una guida, perché anche questa qua è più larga e qua va leggermente a restringere. È lo stesso questa, quindi penso sia una cosa voluta, sia solamente una guida che dà la posizione al legno e non serve a dare una dimensione vera e propria. Comunque è la prima volta che la utilizzo, quindi non posso esprimermi più di tanto. Allora, iniziamo con la più piccola, quella centrale, vediamo come va, cosa riesco a ottenere. Abbiamo questa parte abbastanza smussata. Perfetto. Si vede come ha smussato il pezzo. Faccio la zoomata. Va bene. Proviamo ora con questa intermedia. Come vedete, anche qua è andata perfettamente. Ok, proviamo adesso la parte più profonda. Perfetto. Ed è anche abbastanza liscio. Va bene, facciamo una prova da questa parte. Ha creato un angolo perfetto. Come potete vedere, è perfettamente piallato, liscio. Gli angoli sono praticamente uguali, poi sta anche alla posizione che diamo noi, perché questa è una guida, però non ci obbliga a mantenere la posizione. Adesso provo a togliere questo angolo. Il pezzo ritorna liscio. Va bene. Allora, ragazzi, che dire? A me piace. Questa pialla funziona bene, però dobbiamo essere sinceri, è la prima pialla che io utilizzo, quindi potrebbe funzionare bene secondo i miei canoni, visto che non ho termini di paragone, però obiettivamente ho chiesto di fare questa scalanatura e l'ha fatta perfettamente. Ha lisciato perfettamente il legno da 3, 2 e 1 millimetro. Questo era il legno inizialmente, anche da questa parte l'ha lisciato. Questa è la parte finale dove invece è ancora grezzo, quindi diciamo che svolge comunque il suo compito perfettamente. Poi ovviamente ci saranno pialle di qualità superiore, io non ho modo di sapere quanto è buona questa pialla, però per quello che devo fare io sono abbastanza contento, sono anche abbastanza sporco. Comunque, che dirvi? Se vi piace, a Cat di Ville,
compratela. E quindi basta, sono contento di averla. E vi invito, se vi serve, a comprarla, se la trovate ancora. Se no, comprate qualcosa di simile. Ci sono di diverse marche, nei Brico, su internet, anzi, vedrò su Amazon di trovare qualche link, ve lo lascerò giù nella descrizione, così eventualmente, se non la trovate alla Lidl, potete comprarla online o nei vari Brico. Va bene. Detto questo, vi ringrazio. Grazie di aver visto questo video fino in fondo. Vi do appuntamento ai prossimi video, ma vi invito a mettere mi piace a questo video, iscrivervi, cliccare sulla campanella qua giù e basta, ci vediamo ai prossimi. Ciao da Riccardo, scusate la stanchezza, ma è tardi, sono le 21 di sera. Ciao ragazzi, a presto.